Anche la sezione di Venafro della Lega scende in piazza per il suo leader Matteo Salvini. Stamane, mentre a qualche metro di distanza si svolgeva l'animato mercato settimanale, il gazebo per affermare la solidarietà al vice premier. L'altro obiettivo, la campagna di tesseramento, ma soprattutto, come dicevamo, l'iniziativa è nata dopo la richiesta da parte della Procura di Palermo di 6 anni di carcere per l'allora ministro dell'Interno in merito alla vicenda Open Arms. I fatti risalgono al 2019. Salvini è accusato di sequestro di persona per aver illegittimamente negato alla nave della ONG spagnola lo sbarco nel porto di Lampedusa di 147 profughi soccorsi in mare. Restarono per 20 giorni sull'imbarcazione. Fermare l'immigrazione clandestina è un dovere e non un crimine, ribatte l'interessato, il cui libro fa bella mostra sul banchetto e con lui i suoi sostenitori. E ha deciso di firmare per sostenere Salvini? Perché ritengo che abbia fatto una cosa giusta. Condivido che lui voglia far entrare persone che stiano a posto. Quindi non dovrebbe andare in carcere per questo? No, assolutamente. Non credo proprio. Sono qui in abiti da lavoro. Si è presentato così l'eurodeputato molisano Aldo Patriciello, venuto a dar manforte ai volontari impegnati nella raccolta firme. Con loro anche i regionali. La vicenda processuale di Salvini, clamorosa, ha valicato da tempo i confini nazionali, tanto da approdare anche a Bruxelles, al Parlamento europeo. Quali sono gli umori nella massima assise europea? Quali i suoi personali su questa storia, su questa vicenda? Ma credo che è una vicenda che sta dell'assurdo. Perché essere processato come ministro per un'azione politica e soprattutto perché lui nella sua funzione di ministro degli interni ha adempiuto a quello che era un messaggio, una richiesta del governo, ha adempiuto a quella che era la conseguenza di un'azione politica che Salvini, Lega, era stato votato proprio per mettere un po' d'ordine sui confini, su tutto il tema dell'immigrazione, soprattutto l'immigrazione clandestina, immigrazione fatta di non in termini di solidarietà, che su quello credo che mai nessuno ha chiuso le porte, ma quell'immigrazione incontrollata che va a minare alle fondamenta quelle che sono la sicurezza dei singoli paesi. Qui Salvini ha adempiuto a un dovere, a un obbligo, dico io, ed essere processato su quello lascia qualche perplessità. Io sono convinto che alla fine la magistratura, che è cosa diversa rispetto alle procure, analizzerà con obiettività, con serenità e col buonsenso tutti gli atti e ci auguriamo e facciamo tutti tifo affinché questa vicenda si chiuda il più presto possibile.